tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Con la notizia su Ribera e Calamonici con RMK TV. "71 positivi e Ribera continua a vivere l'ansia da zona rossa. Anche ieri sera con il bollettino dell'ASP è arrivata la doccia fredda di altri 11 contagiati, mentre si attende l'esito di 25 tamponi. È stato di massima allerta. Il limite che ci si è dati è quello dei 90 positivi. Oltre quella soglia scatteranno le procedure di richiesta della zona rossa. Il sindaco Matteo Ruvolo è in costante contatto con l'ASP, con il servizio epidemiologico e con il commissario Mario Zappia. Al momento l'azienda sanitaria provinciale non ha trasmesso alcuna nota ufficiale al comune di Ribera, ma sta monitorando attentamente l'andamento della curva del contagio, nella consapevolezza comunque che i positivi aumenteranno. Ovviamente dai numeri che verranno fuori in serata dipenderanno le decisioni riguardo ai provvedimenti ulteriormente restrittivi. Intanto, di concerto con l'ASP, evidenziato stamattina il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, sono state pianificate altre 2 giornate di screening con tamponi rapidi che saranno effettuati domani e sabato nell'area di ammassamento. Test che verranno effettuati a quanti hanno avuto contatti con positivi e sono alla fine del periodo di isolamento domiciliare, ma anche ad alunni ed operatori scolastici, dalle scuole dell'infanzia alle superiori. A Ribera, peraltro, sono state chiuse l'altro ieri tutte le scuole superiori.
Non solo Ribera, nelle prossime ore la zona rossa potrebbe scattare anche per il piccolo comune di Calamonaci. Lo testimonia anche il provvedimento di chiusura delle scuole disposto con ordinanza dal Presidente della Regione. Il report dell'ASP riporta 10 positivi, ma in realtà sono 15, dichiara oggi al nostro telegiornale il sindaco Pino Spinelli. Decisive saranno le prossime ore, visto che si attende il risultato dell'esito di ulteriori 4 tamponi effettuati su soggetti che presentano tutta la sintomatologia da Covid. Se anche queste 4 persone dovessero risultare positive, chiederò immediatamente al Presidente della Regione l'istituzione della zona rossa, aggiunge il sindaco di Calamonaci. In base alla popolazione sono 22 i contagi che farebbero scattare il livello più alto di restrizioni. Nella piccola comunità sono dunque ore di grande apprensione, anche alla luce del fatto che la persona ricoverata in rianimazione all'ospedale di Sciacca è proprio un anziano di Calamonaci. Vestita, come stai? Resti in zona questa sera, cosa fai? Impazzirò, impazzirai. Non dirmi che con me non ci verresti mai. Soffio il vento del destino, chissà dove porterà. Solo per starti vicino, questa notte tra le note che escono dal finestrino. In giro per la tua città, io ti seguo e non mi importa dove vai. Se chiami questa notte io ti risponderò, per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri, tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh oh oh. Raggiungerò per stare molto più vicini. Non lasciarmi da solo, vieni con me se vuoi prendere il volo. Che se finisce tutta la magia, arriva il gelo della gelosia a riportarci sul suolo. Guarda dove sono, nel punto più alto del mondo. Il vuoto ci parla profondo, guardaci dentro, guardati intorno. Soffio il vento del destino, chissà dove porterà. Solo per starti vicino, questa notte tra le note che escono dal finestrino. In giro per la tua città, io ti seguo e non mi importa dove vai. Se chiami questa notte io ti risponderò, per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri, tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò. Per stare molto più vicini. Sotto lo stesso cielo, distanze non ce n'è. Ho espresso un desiderio che un po' somiglia a te. Mi chiedi dove sono prima di come sto. Non dirmi che ti manco perché tanto già lo so. Ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò. Per stare molto più vicini. You probably do the usual comparison. Mafia, pizza, macaroni. You probably say that I have an only passion. That's just like Berlusconi. I'm an Italiano boy. You can smile, but anyway, but I will never forget who I really am. I'm an Italiano boy, just like Dante Galilei, like Leonardo and Margherita Hack. Oh baby, I don't want to fuck. I'm a man in frack. What's meaning? Nothing.
just for rhyme with fuck. Successo arriverà. Quanta gente che un bel niente mai ci succederà. Perché la vita è così, certi no e certi sì. Per questo non mi tormento, canto e sto contento. Tanto lo sto sognando che mentre canto io e te ci stiamo innamorando. Canto fantasmi, canto che mentre canto c'è chi mi sta masterizzando. Io canto, mi basta tanto, io canto anche più di cocciando. Se all'alba perderà, tra i 990 nove c'è chi sta messo fregato più di me. Per questo non mi tormento, canto e sto contento. Tanto lo sto sognando che mentre canto io e te ci stiamo innamorando. Canto fantastico, canto che mentre canto c'è chi mi di attesa a Ribera, dove si attende l'esito di una trentina di tamponi per far scattare l'eventuale zona rossa. L'allarme è legato all'impennata dei contagi, con gli attuali positivi arrivati ieri sera a 60 e i casi di positività che si sono registrati nelle scuole. L'ultimo ha riguardato un collaboratore scolastico dell'Istituto Superiore Francesco Crispi, dopo l'insegnante della scuola dell'infanzia Plesso Fazzello della scorsa settimana. Il sindaco Matteo Ruvolo ieri sera ha emanato l'ordinanza con la quale ha disposto da oggi e fino al 19 marzo la chiusura di tutte le scuole superiori e l'attivazione della didattica a distanza. Non ho chiuso le altre scuole, la media Navarro, l'infanzia Francesco Crispi, la Berlinguer e la Don Bosco, perché fortunatamente in quei plessi scolastici non si è registrato ad oggi nessun caso di positività. Ho chiesto comunque al Dipartimento se era possibile ed ero pronto a chiuderle già stasera con l'ordinanza che ho emanato poco fa. Purtroppo l'ASP questo consenso non me l'ha dato, si aspettano una trentina di tamponi molecolari, auguriamoci che siano tutti negativi perché altrimenti anche Ribera passerà a zona rossa, con tutte le conseguenze del caso.